Cara gente, buonasera. Buonasera e benvenuti in questa nuova live di Total War Warhammer 2. Allora, mentre c'era il pre-live stavo dando un'occhiata ad alcune cose. E stavo appunto controllando un po' la situazione nel mondo, già che di solito durante le live non sto a curiosare cosa stanno facendo delle altre fazioni. Quindi stavo dando una rapida occhiata a vari possedimenti di o tutte le fazioni che riesco a vedere nella mappa, arrivando a vedere anche gente magari tipo il campo di Orion che è un po' circondato o altre cose. E do il benvenuto a Lucas che decide di seguire questo canale. Grazie mille. Nastro seguace in più. Quindi stavo dando un'occhiata e poi ovviamente un'occhiata un po' più interessante a questi territori. I territori degli italiani. Dica sitileani. Questi territori italiani entro stasera, o almeno parte di essi, diventeranno italinani. Grande umorismo astropatico. Allora, tra l'altro, i nostri italiani hanno 8 territori. Che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E l'ottavo dove si trova? Dove ce l'hanno? Ah, è qua, ok, non l'avevo visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. E loro sono sotto, a fianco a me, sotto i principati, e poi sono a fianco, cioè sono vicino a Bretonnia. E buonasera Barone, buonasera a tutti. Vicino al Khan Agrund, ok, giusto per dare una occhiata su come siamo messi. Altri principati di confine hanno Khan Atobaro. Va bene. Ok, allora. Adesso. Direi che andiamo un attimo a organizzare le mie forze. Allora, innanzitutto ricontrollo un attimo l'esercito in capitale. Perché allora adesso come stiamo? L'abbiamo fatto tutto. Ah no, manca ancora un turno. E poi facciamo lo scambio di lord. E poi comunque qualche unità loro me la tengo. Perché comunque gli spaccaferro, queste unità di spaccaferro sono comunque di grado più alto rispetto a quelle che ho appena reclutato. Però il resto penso di cambiarlo quasi tutto. Che Vollegan, altri spaccaferro, sì. Ok, va bene. In realtà poi qualcosina non... Adesso ho fatto 20 su 20, ma in realtà devo organizzarlo leggermente meglio perché comunque mi devo portare dietro Paccio Geppo, Mano di Forge e Scalf Barone Nero. Quindi prossimo turno organizzo bene l'esercito. Poi man mano che quello di Thorgrim scende sotto, magari qui vediamo se farlo e riorganizzare anche quanto rimane di questo qua. Magari non buttiamo proprio via tutto. Nel frattempo però gli altri eserciti invece come sono messi? Fatemi rivedere. Allora, abbiamo Barundin. Abbiamo un po' tutto. Allora abbiamo Krag. Che Krag io lo manderei un po' qua in giro per perlustrare un attimo, sperando di riuscire ad andare a beccare attaccare quell'ultimo esercito di Malus. Quell'ultimo esercito di Malus. L'unità di spaccaferro mette una di cannoni lanciafiamme. Hai bisogno di armi antifanteria leggera. Allora adesso vedo per un attimino, Prima allora muovo Krag, ma non so, me lo metto proprio una sorta di metà, cioè non proprio giù, ma giù che almeno riesca un pochettino a scoprirmi anche queste zone. Ma così non scopriamo ancora, scopriamo poco. Abbiamo scoperto un pochettino, però non si nascondono ancora qua. Dobbiamo poi capire dove diavolo si sono ficcati. Magari sono anche approdati, Magari non sono ancora in mare, però io esploro. Non è un problema. Con gli altri invece direi che posso tranquillamente andare verso al tesoro. Ah, intendi sta roba qua. Un relitto di una nave mercantile si può ispezionare usando un lord. Dai, andiamo verso sta roba. Dicevo che nel frattempo i miei altri amiconi qua possono tranquillamente spostarsi da un'altra parte. Allora, vediamo un po' il percorso migliore. Potremmo andare proprio dritto così verso sinistra, e tanto dobbiamo andare di qua. Qui minchia, abbiamo ancora la corruzione vampirica molto alta, Sta scendendo, sta scendendo, però vola ancora un po'. Pian piano arriva. Tra l'altro non possiamo, teoricamente ci abbiamo pure già il monumento. Ah, devo fare il quinto. Cosa abbiamo di surplus? 3. Vabbè, poi faremo, Comunque, sì, potremmo direttamente andare verso sinistra con grande prepotenza, perché tanto poi voliamo verso questi 4 territori. Potremmo anche passare leggermente da sotto in realtà, perché almeno in realtà qui non abbiamo realmente bisogno di passarci. Verso villaggio galleggiante Morgain possiamo direttamente venire fin qua, ma poi passare leggermente sotto verso Agrul, Migdal e poi andiamo, andiamo a dare fuoco agli italiani, agli umani, ma in particolare agli italiani. Facciamo, come ho detto nel post d'annuncio della live, facciamo una live molto antipatriottica questa sera, ma non importa. Va bene così. Noi siamo nani in questo momento, non siamo italiani. Allora, tu direi che ti puoi spostare direttamente. Tanto sei in marcia, vero? Sì. Allora, marcia. Puoi marciare. Cos'hai? Un porto qua? No, non hai un porto. Ma dai, io vado verso di qua. Vado verso di qua perché sono curioso di andare a vedere cosa c'è qua. Vado verso sinistra per il mio obiettivo principale, ma nel frattempo sono curioso, dato che non ho mai esplorato queste isole. Non ho mai... Eccolo bastardo! No, invece sì. Invece sì, guarda. T'ho proprio scovato. Pezzo di merda. Pensavi, Vabbè, con Krag sono comunque curioso di andare a vedere st'isola. La vado ad esplorare comunque. Perdo un pochettino di tempo con l'esercito, ma non importa. Si può fare. Barundin, ecco. Oltre ad esplorare questa fantastica isoletta, a sto punto vai a picchiare questa gentaglia. Cambia il tipo di marcia della flotta. Come mai? A parte che, vabbè, per adesso non posso perché ho già mosso tutto. Però poi faccio. Adesso stavo andando a tutta dritta, perché non contavo che fossero qui. Contavo di andare tranquillo, dritto, senza nessun ostacolo. Che non è un ostacolo in realtà. Sono 4 minchioni. Senza più un insediamento. Cioè sono proprio... Cioè Malus ormai nemmeno c'è più. Cioè sono proprio... Sono 481 sfigati. E... Tra l'altro, tu sei spostato qua. Noi abbiamo anche Grombrindal. Grombrindal lo spostiamo anche lui molto rapidamente. E qua. Piano piano, eh. Piano piano. Ma in realtà anche lui potrei... Ma no, dai. Vai, puoi anche andare più tranquillo. Abbiamo tutta questa fretta. Però, allora, innanzitutto tecnologia, dato che abbiamo finito la ricerca, mi pare, sì, quindi facciamo, allora, qui cosa abbiamo? No, avevamo qualcos'altro, questo abbiamo, entrate derivanti da tutti gli edifici più 5%, molto bene, tra 7 turni i nostri guadagni saranno ancora più alti. Bene così. Dicevo comunque. Allora andiamo a vedere un pochettino di robe che possiamo fare. Perfetto. Andiamo un po' a costruire tutto. Tanto di soldi abbondiamo. Cosa abbiamo qua? Oh, abbiamo un bel surplus per aumentare l'insediamento. Andiamo a vedere tutto il resto che possiamo costruire. Vediamo i soliti martellini. Allora, a Malelande cosa abbiamo? Sfilda. Abbiamo qualcos'altro? Abbiamo già esaurito per questo turno, no? Sì, per questo turno abbiamo già esaurito. Perfetto. Oh, quello che dovevamo fare l'abbiamo messo a costruire. Poi, io ancora non ho spostato di Lord. Vabbè, voi perché non vi devo spostare a tutti gli effetti. Non è spostato l'eroe, Kadrin, infatti. Kadrin si fa una bella passeggiata fino a qua. A posto. A posto. Poi. Allora. Andiamo di nuovo un attimo nella diplomazia. Anzi, che cacchio dico? Con no, con Thorgrim appena rifaccio l'esercito, le palle che va giù. Deve fare le battaglie in carico. Lui fa quelle battaglie e poi con gli altri invece facciamo... Ammazziamo gli italiani. Ovviamente Twitch mi dissocio dalla violenza reale nei confronti degli italiani. Ma gli italiani su schermo li ammazzo tutti. Tanto lo so che non mi date un cazzo, però volevo un attimo guardare la vostra situation. Certo, certo. Non mi pare di dover guardare altro con voi. No. Posto. Con voi sono alleato difensivo. Ah no, anche militare. Ah, con gli ultimi difensori sono difensivo. Vabbè, finché non me la offrono, a me batte anche un po' il cazzo, non è così essenziale. Se vogliono offrirmela va bene, altrimenti. Direi che questi soldi ce li tengo. Ah, ehi, yo. Che è sta roba? Chi sei? Ah, ok. Abbiamo un uomo bestia che viene a picchiare qua. Picchierà o cosa farà? Non lo so. Nel caso rompa un po' le palle, non c'è problema perché manderemo un altro esercito. Poi così tragico. Forge armature d'armi. Sì, dai, prima di passare diamo un'occhiata un po' alla forge, vediamo cosa abbiamo da poter fare. Qua niente, vero? Sì. Allora, vediamo cosa abbiamo di interessante. No, queste sono le rune, guardiamo le armature. Incantati, talismani, armature. Allora, vediamo quelle belle. Qui cosa abbiamo? Ah, abbiamo la corazza di metallo delle stelle. Che ci fa? Quanto abbiamo tra l'altro? Abbiamo 898. Ok. Bello. Questo dai, facciamolo una volta per tutte. Almeno. Oh. L'abbiamo fatta. Ed è a posto. Fatto l'armatura viola e siamo contenti. Questo possiamo farle addirittura tutte e due. Però vabbè, il flagello degli elfi. Per adesso gli elfi non è che devo proprio picchiarli. Eh sì, gli elfi oscuri sì, in realtà. Ma non adesso. Questo attacco corpo a corpo, forza dell'arma più 18, attacchi causati di effetto scoraggiato che riduce la disciplina, colpo mortale eroico. Questo si forgia. Già che abbiamo forgiato questo, facciamo un attimo che Thorgrim, fatti vedere. Allora, cos'hai qua? Pigliati questo. Mentre come... Ah, però no, Asha lascia a posto. L'arma ce l'ha, ha già la sua fica. C'ha la sua fichissima. Barundin li potremmo... Barundin, dato che è il secondo. È il secondo in comando, per quanto mi riguarda. No, anzi no, cazzo dico, è Grombrindal. Però Grombrindal a un certo punto si piglia le sue armi, quindi è un po' inutile dargliela, poi cambiargliela. A questo punto la do direttamente a lui. Puoi prenderti qualcosa di un po' più bello? Non subito almeno, devi prendere... Dobbiamo forgiare qualcos'altro. Quanto abbiamo ancora adesso? 298. Beh, qualcosina. Una robina possiamo farla, eh. Oh, no, cos'è che era? Armatura, ok. Giusto, l'arma gliel'abbiamo appena data. Memoria di merda. Armatura. Ma una roba blu. La roba blu più bella che abbiamo per adesso è... della guardia di ferro. Oppure questo. Cos'è di più carino? Cos'è di più carino? Roba figo. Mi piace di più la scudo della guardia di ferro. Quindi forgeremo questo. Quindi Barundin, ecco a te. Ecco a te. Lo scudo bello bello. Grombrindal invece tu. Ok, come consiglieri li hai tutti. Krag, tu li hai tutti invece? Sì, anche tu li hai tutti. Hai una runa interessante da poter prendere? No. Armatura di base però no, magari. Prendi tu effettivamente così l'emblema di Cordia. E prenditi una pozione, giusto per riempire la slot. Arma un po' più bella, ne abbiamo, sì, dai, almeno anche prenditi l'arma che prima aveva Barundin. Dai, abbiamo un po' rinnovato il setup. Il setupino. Guarda, per un cazzo, ma così, a caso. Facciamo un attimino i magheggi. Reikland, tu che devi essermi molto molto amico. Molto molto amico. Tanto 30.000 posso lanciarglieli proprio con facilità. Perfetto. Abbiamo spostato tutti, abbiamo fatto tutti. Guardiamo un attimo solo al solito gli obiettivi. Ah, manca davvero poco. Karagzilfin è già. Ok. Ehi. Vabbè, bretonniani non abbiamo necessariamente bisogno di picchiarli, anzi, potremmo anche poi averli alleati volendo, non ci danno fastidio, anzi, van bene. Stirland è falsa... No, ma Stirland è veramente allucinante. A me, sapete cosa mi fa ridere in realtà? Che il mio miglior amico, che ho recentemente introdotto a Total War Warhammer, si sta giocando la campagna Vecchio Mondo dell'1, sta giocando l'impero, proprio perché lui ha detto voglio giocarmi proprio il vanilla più vanilla della vanillaggine, e ha detto proprio impero, campagna Vecchio Mondo, Total War Warhammer 1, e lo Stirland è tipo quello che gli ha pregato in ogni modo di diventare suo alleato, ha pregato ogni santo dell'impero, ogni versione di Sigmar per stare con lui, e invece qua abbiamo lo Stirland che proprio è un enorme dito medio a Karl Franz, con comportamento totalmente opposto. Noi come stiamo con lo Stirland, tra l'altro? Eravamo alleati buoni, vero? Cioè eravamo già alleati militari o solo difensivi? No, già militari, noi siamo al massimo. C'è Stirland, ma che te frega? Ma minchia, ma questo c'ha... Per Reikland c'ha 80 insediamenti, ma ti rendi conto? Sei pazzo? Ma io boh... Stirland, no. Vabbè, ma scusi. Ok. Convinti loro. Cazzo, c'hanno 80 insediamenti, c'hanno 8 trilioni di eserciti, tutti 20 su 20, sparsi ovunque. E dici, boh, ma... Boh. Sì, no, infatti lo Stirland è la prima con cui ti fondi con l'impero, quindi dico, boh. Invece qua no. Qua proprio... Vaffanculo. Ma un grosso vaffanculo, quello proprio... Il più grande vaffanculo che abbia mai visto nella storia dei vaffanculo, perché veramente... Boh. Una tale dimensione imperiale, loro... No, sto bene da solo. Con un insediamento, ma sto bene a casa mia. No, non voglio cambiare le bandiere, stanno bene quelle. Ah, giusto, tu, spostati. Quanto ti riesci a spostare? Sposterai qua. E poi vai verso dentro. Poi c'è il caos che non esiste, esatto. E poi abbiamo il caos che non esiste in questa campagna. Io sto portando in live una campagna particolare comunque, eh. Cioè non potete dire che il mio contenuto non sia originale. Che boh, stiamo sovvertendo ogni. Si sa perché. Però va bene così. Adesso l'ho detto. Passo il turno, pam, Arkhan. Ma no, ma non l'ha estinto, l'avrei visto, diamine. Ma poi lo vedo, cioè scusate. Vedi? Me lo dovrebbe dare come fatto. Continua a espandere il tuo territorio, pronto per l'arrivo di Arkhan nel prescelto eterno. Ma dovrei vedere un evento in game che mi fa vedere... Diamine, che Arkhan è arrivato. Cioè, non è che spunta così a caso. Minimo di presentazione. Un evento. Ma poi gli eventi in game, diamine. Ma gli eventi in game li vedo. Quindi non credo proprio che sia spuntato e morto immediatamente. Oh. Magari proprio per le battaglie di storia, magari per quello che non è ancora arrivato. Però puoi diciamo, artificialmente ritardare così lo sviluppo della campagna. Magari non facendo le battaglie di storia e tipo, dici, boh, io non le faccio, quindi ritardo l'arrivo del caos. Non lo so, è che sembra tanto una sfida al fatto dell'arrivo del caos. Quindi una cosa per cui ti devi preparare, perché è una cosa di per sé abbastanza inaspettata. Cioè, non mi pa... appunto, no. Cioè, anche perché altrimenti non ci sarebbero tutte le cose che ti dicono arriva più o meno in questo turno il caos, perché se puoi farlo tu, no. non avrebbe senso. Detto questo, comunque, mentre facciamo questi fantastici ragionamenti, saltiamo, passiamo il turno, che tanto... Loro arrivano, ma tu puoi concludere dopo. Ma allora, tu non hai ancora capito, Crocker. A me piaci tantissimo, però tu devi capire che io non partecipo alle tue guerre così random. E tu mi dici, ma vieni a fare la guerra con sti qua? No. No. Ma che so ste pretese. Reikland, vabbè, il suo turno dura 8 anni perché ha una roba da muovere che è allucinante. Ah, abbiamo il Umu Bestia in incursione. Dov'è? Dov'è in incursione? È in incursione sempre nel territorio di Rocca di Ferro. Ah, ma tra l'altro, è incursione da noi o un'incursione qui? Grazie per dirmelo comunque, il gioco. Voglio un GDR del fantasy dove posso cavalcare i serpenti dei re sepolcri. Sì, ma infatti sono bellissimi, sono magnifici. Io li adoro. Sì, ma in incursione dove? Di grazia. Eravate qua. Vabbè, se mi dicessi l'incursione però sarei un po' più tranquillo. Ok. Immagini il nano bianco. Minchia, io anche lì ne parlavo giusto negli ultimi giorni con il mio amico recentemente introdotto, che gli dicevo, ma la spada, mi diceva proprio lui, ma la spada di Kane può utilizzarla qualcun altro. Ho detto sì, tranquillo, che puoi prendertela anche tu se proprio vuoi. Non nell'uno, però puoi prendere. Io ci ragionavo effettivamente, poi ho detto, ma a me farebbe troppo ridere che te la prendi tu magari coi nani. Il gioco ti dice quando un uomo bestia fa incursioni nel mondo, ma non quando arriva il caos. Ma no, dai, io giuro. No, secondo me è impossibile. Dai, ma poi me lo dovrebbe dare come fatto l'obiettivo. Non è veramente fattibile che il caos sia già arrivato e sia stato già sconfitto senza io me ne sia accorto. No, non lo considero possibile. Ok. Ma... Allora, aspetta, no. Foresta infestata, porco baratto, covo... No, porco baratto, porco baratto. Perché sì. È un po' più interno. Qualcun altro? Sì, picchi costola. Ah, Monteventaccio. Mia grande fonte di soldi. Vai. Tra l'altro, aspetta un attimo. Ok, sì, infatti la crescita l'abbiamo già tolta tutta perché non ce n'è più bisogno. Posto. Poi. Allora. Adesso. Oh, e questo esercito è fatto. Ora. Ora. Attenzione. Andiamo via tutta questa roba. E noi ci prendiamo fondamentalmente tutto quello che possiamo prendere. A posto. Bam. Però qui ce l'abbiamo un po' più... Aspetta un attimo, non possiamo prendere un pochino. Possiamo prenderci... Ah, aspetta no. Scusa, Io voglio gli spaccaferro un po' più belli però, Dammi questi. Pezzettino di minchia. Dammi quelli più fighi. Non so io, Guarda un po'. Ok. A posto. Tu invece a questo punto quasi quasi... Allora tu sei a 16/20. Ma... le unità mi dispiacerebbe toglierle proprio totalmente. Mi hanno accompagnato fino a qua. Diciamo che metterò a lui il cannone lanciafiammo. Cos'altro li mettiamo magari? Io direi che ti prendo un'altra di spaccaferro. Magari abbiamo degli archibugeri da mettere, qui. Dove sono gli archibugeri? Dove siete? Che io vi perdo sempre. Sono 9/20. Altra spaccaferro. Sì, gli spaccaferro sono delle robe allucinanti. Una roba puramente folle come potenza. Ok, vediamo poi questa incursione. Tra l'altro, come siamo messi qua a difesa? Siamo messi divinamente proprio, cioè... col cazzo che venite a fare qualcosa. Vediamo poi dove sono sti cacchi di uomini bestia. Ma va bene, ok. Non ho spostato il Lord. Sì, è vero. Ah, che fugge! Fuggito! Allora glielo cambio, perché altrimenti non posso attaccarli nel caso si avvicinino. Fuggono! Ma che bastardi! Ah no, ok, no, no, era solo che era cambiata un po' la visuale. In festa non capivo. Salve! No. No, no, ma non hai capito. Non hai capito. No, no, ma non hai capito. Te devi levare dal cazzo. Oh. Tanto questi sono miei. Sono sempre in territorio mio, mi pare. Oh, e finalmente un'altra fazione l'abbiamo totalmente distrutta. Tra l'altro, poi dopo appena sfoltiamo le notifiche, arriviamo a quella dei punti. Kadrin va. Poi Grombrindal invece anche, vabbè, lui qua adesso vai tutta dritta. Vai veloce. Poi non abbiamo spostato Krag. Krag ora no. No. Chi l'aveva visto? Oh. Aspetta. Porca merda. Bastardo, mi hai fatto sprecare il movimento perché non mi ero accorto. Mi hai nessuno. Stropate, accusati da solo. Ah, ma perché alto mare, ok. Ok. Ah, perché dobbiamo fare il giro se vogliamo fare sta cosa. Vabbè. Non so, se tutto sto giro vale la pena quell'isoletta, perché io piuttosto esplorerei questa qui. Vediamo adesso. Punti abilità. Mundri. Tu le rune le hai fatte tutte. Infatti ci eravamo fatti la cosa dell'armatura. Continuiamo la cosa dell'armatura. A posto, sei salito solo tu, quindi. Però puoi muoverti ancora. Ehi là, ehi. Muoviti ancora. Il primo turno va qua. E ci siamo. Abbiamo detto che non abbiamo altra roba da costruire. Ok. Quindi. Vero? Yes. No, vabbè, in un turno hanno preso altri 2 insediamenti. Minchia, ma siete folli, oh. Allucinanti. Welcome, oldest friends of the Empire. Oldest friend. Ecco, già che sei, sono il più vecchio amico dell'impero. Ma tu. Dai. 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 Bastardo. Bastardo. Io non posso vedere che rapporto hanno le fazioni con altre fazioni, perché io so che con gli alti elfi posso vederlo. Con loro no, vero? Non è una cosa che possono vedere tutti. Sbaglio. Yes. No, eh? Quanto pare no. Posso vedere i loro trattati, però posso vedere genericamente quanto si stanno simpatici, però non posso vedere esattamente il numero. Beh, gli elfi hanno fondato letteralmente i collegi della magia. Su questo accetto il pari confronto, perché comunque i nani hanno fatto grandi cose per l'impero, ma l'hanno fatto anche per gli elfi, perché l'impero senza gli elfi, i collegi della magia col cazzo che esistevano. O meglio, in realtà magari sarebbero comunque esistiti, però non avrebbero avuto, diciamo, la coordinazione iniziale da parte di Teclis. Sì, sì, teletratesto adesso, faccio i teletrasporti. Allora. Non fare così lo scazzato, Thorgrim. Non so io, Allora, tra l'altro gli altri come sono? Allora, quella cosa degli ventratori lo faremo, poi. Allora, abbiamo queste 2. Ok. Bene. Questa qual è? Aspettate un attimo. Ah, quella è la corona del drago, ok. Vuoi dover effettuare questo teletrasporto? Sì. Allora, risultato battaglia vittoria decisiva. Vuol dire che siamo piuttosto tranquilli. Abbiamo Hak l'impalatore, che è un po' un cosplayer di Azag. Ah, eh sì, scusami, non ci ho minimamente pensato. Sì, magari. Tanto vabbè. Per il problema che potrà mai causarci sta battaglia. Once more, we will ally with the manlings, just as Grimnir did 10 centuries ago. It has been many years since the Umge have produced an emperor as worthy as Magnus or their founding warrior king. But I hear good things about this Franz. Now is the time to test his mettle. We will stand with him against the Groby at Blackfire Pass, as King Kurgan did long ago. If the men of the Empire fight with bravery and honor, then the ruins of my crown will glow with pride ever after. A gesture of my will, just as this emperor awaits to take up his war hammer, a gift from the dwarfs no less. So, gird your loins, my kin. May your eyes be sharp and thirsty for Urk blood, for they come. We will repulse these vile creatures with our dying breath and renew the oldest and greatest alliance this world has ever seen. Va bene, Thorgrim, madonna quanto carico. Allora, quindi abbiamo alleati gli imperioli. O sbaglio? No? Abbiamo alleati gli imperiali? No? Ah. All'angolo. Vedevo quest'angolino blu effettivamente. Ah, rinforzi l'impero. Però non vedevo l'icona. Vabbè, non importa. Allora, oh, era un po' che non combattevamo così. Tante cavallerie. Vabbè, immagino l'impero. Allora, ok, non riesco a metterle tutte sopra e non voglio nemmeno metterle tutte, non proprio tanto di sopra, ma tutte a sinistra. Quindi così mi piace. Perché qua, bah, io non so nemmeno, cioè, per carità non voglio prenderla sotto gamba come battaglia, però allo stesso tempo, vabbè, magari ci muoviamo comunque dritto verso di qua. Ala, buonasera. Lui è l'amico di cui vi parlavo, che ho recentemente introdotto a Guerra Totale. Totale guerra, guerra martello. Con l'imperio. Vi metto... fanculo, vi metto qua. Meno... aspetta un attimino. Metto qui. Poi i miei... quanti siete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... I miei 800 spaccaferro. Povera anima, esattamente. Ok, minchia, non ci state manco tutti, porca puttana. Ok. Perfetto. No, che cazzato ho fatto? Sono un cretino. Devo metterli più avanti. Cazzo si mettono gli archibugieri altrimenti. State? No, state un po' più in là. Ok. Poi Thorgrim, piazzati qua. Faccio Geppo, piazzati qua. Porca puttana quanto cazzo è grosso sto Cristo di carro armato. Ma è girato? Da che parte è girato? Ah, è girato giusto. È una roba enorme sta roba. Bellissima. Aspetta, aspetta. No, mettiamolo qui perché... ok, così mi piace. Fuggire in prima linea, poi li fai ritirare. Ma sì, tanto, allora, conta che comunque adesso ci ritiriamo, nel senso ci andiamo indietro. Poi, dipende quanto durano sti pelle verde, ragazzi, perché... cioè, poi magari l'impero adesso arriva, rinforzi dietro e... attacco, ignora i miei abbonamenti. Non mi è arrivato in chat. In chat non mi è arrivata la notifica. Hai rinnovato l'abbonamento? Perché se hai rinnovato l'abbonamento, innanzitutto ti ringrazio molto. Innanzitutto. Ma in secondo luogo, non lo so, ogni tanto i resub non li fa vedere. Non ho mai capito sta cosa. Ogni tanto i resub decide che non esistono. Che a quanto pare non valgono abbastanza. Ma sto padre non arriva vivo fino al 2000. No, no, senta, senta. Grazie mille allora se sei rinnovato. Allora, vabbè, adesso vediamo ragazzi perché ha detto, che no. Cioè dai, sono 4 minchioni. Allora, buon lavoro, buon lavoro. Aspettate. Ma sì, ma muoiono tutti subito, ragazzi. Cioè, guardate, adesso vanno via tutti. C'è già il Lord che non ne può più. Va, va, abbiamo gli imperiali che arrivano, ma con tipo l'esercito che già se ne sta praticamente andando via. E voglio vedere gli alleati, perché io non ho mai avuto gli alleati qua in campo così. Ero curioso di vedere che cacchio facevano. Cioè, guarda, ho detto, non c'è storia. Stanno morendo con una facilità inaudita. Va, va, va. Sto Ragnarok non è esistito. Non è esistito sto raga. Appena arrivato a distanza di Archibugeri, si è preso 1.000.000 di pallottole addosso. Guarda che figa, guardate che figa la mod che fa il fumo del... fa il fumo delle armi. Mi piace un sacco. Cosa fate? Sì, vabbè ragazzi, è inutile che arrivate ancora, eh. Vanno, vanno, guarda gli imperiali, guarda, coraggiosissimi. Chi è il nostro alleato come Lord? Theon Brown. Ok, grazie Theon Brown per l'assistenza. Abbiamo... Ah, ma abbiamo dell'artiglieria alleata. Cos'hanno? Ah, i mortai, ok. Fa piacere. Come siamo a munizioni? Siamo ancora tranquillissimi come munizioni. Immagino che i mortai siano belli grossi con armi da stadio. Va, va, tutti in ritirata. Abbiamo finito, direi, tra pochi secondi. Infatti ci dava già la spunta verde. Vittoria decisiva. Attenzione, abbiamo perso ben 28 persone. Vabbè. Mi spiace l'osco bruciabarbe, ma t'ho bruciato il culo. Ma proprio prepotentemente. Mi piace. Non molto. Un pochino. A posto. Fai così. Incarico completato. Bam. Oh. Bene, allora innanzitutto hai un punto in più che ora utilizzerai. Fammi vedere che cos'è che ti stavo facendo. Ti stavo facendo il inattaccabile, mi pare, vero? Oh. Ah no, ero andato oltre. Avevo finito l'infliggi ferite e ora stavo... Ah, facciamo il maestro di lame. Facciamo almeno ancora più forte. E ora... prendi. Ah, scusa, stavo cliccando la cosa sbagliata. Ah, ok, ce l'ha già. Gliel'ha già messo. È a posto. Gliel'ha già equipaggiato. Il prossimo turno se lo prende. È automatico. Ok. Perfetto. Ma allora, adesso siamo... In realtà siamo già molto a posto. Cioè, queste 28 perdite praticamente non esistono. Posso già fare quella dopo? Posso già fare tipo teletrasporto. Ah, posso farlo. Facciamolo allora, fa vedere. Oh, dai. Gunther Stahlberg. Va bene, c'è problema. Ah, è un'imboscata questa. Ok. Allora, cosa abbiamo qua? La runa dell'ustia. Sì, grazie barone, effettivamente no. Mi sono ricordato della me l'hai detto prima, quindi mi sono ricordato adesso. Allora, aggiunge danni esplosivi che riducono la disciplina del nemico. Unità di artiglieria, perfetto. Allora la mettiamo all'unità d'artiglieria più figa, che è un grado superiore. Questa, la runa maggiore di Grugni, invece, unità senza personaggio assegnata. Ah, quali sono? Direi una spaccaferro. Spaccaferro, una di quelle grado più alto. Ah, ok. Vedi che ha la... Che adesso la stab me l'ha fatta vedere. Grazie, Ala. Grazie per la resub. Ok. Vabbè, qui non avremo schieramento, perché non, almeno non credo avremo schieramento, perché è un'imboscata. E fondamentalmente dovremo un po' cavarcela come ce la come ci riusciamo. We come to Hellfen, this fetid realm, to extract vengeance. A great wrong has befallen our kin. Innocent clans dwarfs on a trade mission have been butchered by the Uzkala. This fell deed has been entered into the Damaskron and the cover slammed shut in rage. By my oath, it shall not be opened until the grudge is settled, until the bones of the undead are smashed to powder. Now, Dowie, take up your axes, for the undead will come to face us. They must, or I'll have every tomb, every cursed gravesite scoured from these lands, leaving these fell vampires with no puppets to command. Come then, Zangunas, raise your minions, march them forth, for the High King of the Karazankor would have his vengeance on you all! Cazzato nero. Aspetta un attimo. Ok. Riorganizziamo subito. Allora, già che siamo in imboscata, facciamo due gruppi. Allora. Poi. Sicuramente poi ne arriveranno dall'altra parte, immagino. Presumo siano... Cazzo funzionano. Presumo si riprendano anche da sti luoghi. Ah, vedi, immaginavo. Aspettatevi. Eh sì, penso anche siano varie ondate, infatti. Vediamo. Aspettatevi un po'... Vabbè, così vai, va bene. Beh, no, è abbastanza poi limitato quello, l'utilità del mio schieramento attuale, perché alla fine... è un'imboscata, arriveranno da tutte le parti, quindi non è che possiamo fare i miracoli. No, anzi, aspetta, no, mettetevi subito qua, perché siete quelli subito, siete quelli più vicini e siete quelli subito verso l'ondata attuale. No, scusatemi, parte così. Poi dopo riorganizziamo meglio, però intanto... Raggruppiamo un pochettino. Facciamo anche veloce, che almeno... Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Qua state arrivando dove dovete. Ok. Tu mettiti qua. Qua così. Qua bastardi me l'avete presa in anticipo. Datemi contro di loro voi. Poi tu. Thorgrim, vai qua in mezzo, perché almeno mi metti tanta disciplina e mi usi le abilità. Scalf invece sei già qui, perfetto. Bravissimo. No, cosa... E tanto li sto decimando già. Anche se mi hanno preso un po' la sprovvista perché... perché appunto è un'imboscata. Stanno prendendo le giuste mazzate. Sì, questo è un massacro allucinante. Proprio perché è un'imboscata, poi... tutti in mezzo, una roba allucinante. Scalf, dove sei? Poi il loro lord sta morendo tantissimo. Lord nemico morto. No, da nessuna parte. Ok. Oh, sono andati via. Siamo via. Abbiamo vinto. A posto. Subito un po' di perdite in più perché ovviamente è un'imboscata, ma è stato molto tranquilla comunque. Adesso possiamo comodamente riprenderci nei nostri territori. A posto. Qui ammetto non so dove sono, quindi credo però di essere comunque nei... vabbè, tanto per quel che mi darebbe questo qua, piuttosto prendo questo, anche se magari sicurezza. Allora, ok, perfetto. Cos'è che mi fa? Minchia, gran cosa. Una figata. Quindi ora l'armatura. Giusto, le due unità. Allora io faccio una bella cosa. Allora annullo un attimo due di queste. Rurik si prende due di sventratori. Lo fanno solo un turno, a posto. Si prende due di sventratori, così il turno dopo... anzi, scusate. Piccolo passaggio in più. Lui sta facendo questo, quindi tu annulli tutto. Esci un attimo qua. Thorgrim va in città. Vai in città. Come mai non va in città? Ok, a posto. Tu vai in città. Tu riprendi ciò che ti avevo detto di prendere. Fammi degli sventratori, delle palle, qualsiasi. riprendi a fare il cannone lanciafiamme e uno spaccaferro. Così turno dopo abbiamo gli sventratori. Li mettiamo momentaneamente, proprio momentaneamente, nell'esercito di Thorgrim. E così ci dà l'incarico fatto. E poi vediamo se sblocchiamo subito la prossima battaglia o c'è un altro passaggio da fare. Nel frattempo Thorgrim è in città e in capitale si riprende un po' più velocemente le perdite. Quindi allora, punti abilità. Faccio geppo. Minchia, pure 2 livelli hai fatto adesso. Bravissimo. Cos'è che ci manca di suo? Ci manca davvero poco. Ah, abbiamo questo da fare. Allora, finiamo l'inarrestabile e gli diamo il secondo punto di risoluto. A posto. Poi Scalf invece, Scalf Barone Nero, va verso di qua. Cos'è che ci mancava? Ci mancava o quell'ultimo punto di indomito. Oppure... ma sì, dai, diamogli quest'ultimo punto in indomito, almeno abbiamo finito questo ramo. E siamo a posto. Benissimo. Fatemi vedere adesso il fatto di avere tutte queste ficate di... Ok. Fammi vedere un attimo adesso come siete nel mio atteggiamento. Ancora rossi, però state andando molto alti, eh? State andando molto alti, a me va bene. Che altro mi interesserai tu? Interesserai tu. Quasi quasi ti pago ancora un pochettino che... sai mai. A posto, va quanto siamo messi bene. Gran cosa. Costruzioni le avevamo già fatte tutte, vero? Sì. Ok. Gran turno che abbiamo fatto, eh. Vai così. Posto. Bene, tanto saranno... ah sì, tanto, mi pare che abbia tipo solo un insediamento. Sono dei... Arkhan, ma che cazzo vuoi? Fatti in una regressione, ma sei pazzo? Pazzo Arkhan? Hai capito una minchia? Il tuo alleato ha dichiarato guerra. Ma certamente. Il tuo alleato è stato attaccato. Va bene, minchia, quanti? Vabbè, sono pure tutte alleate. Ma poi sono tutte fazioni che sono tipo... moriranno entro i prossimi 10 se non 5 turni, cioè. Gli arcieri hanno un insediamento, cioè sono una merda. Hanno il bosco e basta, sono da soli. Allora, fa vedere. Tanto siete uguali. No, no, l'onore è tutto. Perfetto. Chi ha livellato? Ha livellato Troni. Ha livellato Troni che va a farci... vai a farci questo. Poi chi altro? Dorin. Esatto, sì, una scusa come un'altra per picchiare un po' di elfi. Poi in realtà non credo nemmeno di andarle a picchiare io, perché sono lontani, sono completamente a sud e probabilmente moriranno prima, ancora prima che io arrivi, anche se ci provassi. Thorin, ma tu direi che continui verso questa parte. Una di queste abilità sarebbe buona, però magari continuo a farti questo. A vedere, guardiano dei cancelli, barba di ferro, vagabondo. No, continua, rafforzati un pochettino. Poi, tu sei appunto in sotterranea. Ora, muoviti verso Foresta della Tenebra. Pian piano ti fai tu un viaggetto. Ok, tu vai a esplorarmi questa roba. I resti. È stato scoperto uno strano accampamento popolato da statue. Il fuoco ancora brucia e le pentole per il cibo ancora bollono, ma nessun segno di vita nelle vicinanze. Soltanto statue nell'atto di scappare agonizzanti. Poi, dal sottosuolo qualcosa sibila. Questa dovrà essere un'incursione fulminea. Ah. Che figo! No, beh, noi generalmente agiamo più in campagna che in battaglie, quindi mi piace di più fuggitivi. Figo, quindi ci sono questi piccoli eventi sostanzialmente con le... Non l'avevo mai fatti, quindi sono nuovi anche per me. Anche la campagna degli Alti Elfi non l'avevo mai esplorata, ste robe, quindi. Ora, allora, direi che... Ah, devi andare qui. Puoi andare qui però. Sono territori alleati, vero? Sì. Potresti andare qua. Oppure, attenzione. Però qua che palle. Qua sono territori che non mi piacciono. Sono tutti territori vampirici. Non riesco a mettervi a terra qua, vero? Da un'altra parte. No, forse andare qui, bastardi. Vabbè. Prendono un po' di perdite, al prossimo turno li faccio volare in sotterranea verso desolazione e si riprendono le perdite. Problema. E allora Grombrindal, ti dirò una cosa. Fai il giro come si deve, perché altrimenti non mi piace. Fammi il giro così. Ah, guardala qua l'incursione. Fanno incursione, ma boh, stanno lì come dei cretini. Li vado pure a picchiare magari, perché mi sta un po' sulle palle che mi aumentano la corruzione caotica nel territorio. Dà abbondantemente fastidio. E dopo me li vado a picchiare. Che altro non ho spostato? Non ho spostato Krag. Ma così ho detto, così lontano, dobbiamo fare tutto il giro. Ne vale molto la pena, quindi torno su. E abbiamo fatto. Nel frattempo, un attimo a guardare qua. My kin, the throng of Kadrin welcomes you. Ancora bassa? Minchia, ma che c'avete? Vabbè, io adesso continuo a farla alzare, vediamo. Come, come, kin. Let us feast and drink. Vediamo cosa abbiamo da costruire in questo turno. Se abbiamo roba da costruire in questo turno. No, non abbiamo assolutamente niente. Abbiamo tutto già in coda di roba da costruire. Quindi siamo a posto. Ok. Volevo appunto vedere. Anzi, aspetta, volevo appunto vedere gli arcieri. Che mi ricordo bene che hanno sediamento. Infatti. Parso sti minchioni qua, ragazzi. Cioè, va, vi prego. Cazzo vogliono fare? Sì. Sono 4 deficienti loro. E Bjornling invece dove erano? Dal nord? Dove siete? Fate vedere. Bjornling. Sì, vabbè, sì, anche qua siete veramente dei minchioni. Cioè, vi siete visti? Ma dai. Ma vi siete guardati? Qua cosa abbiamo? Beh, qualcosa fanno arrivare, eh. Non credo abbiano particolari difficoltà. Come è messa, tra l'altro? Come sono messi? Più scuri nelle altre fazioni. Ah, bimmi, siamo proprio tranquilli, bestia. Pensavo fossero molto più grossi. Qua letteralmente chi non è... Solo i nostri alleati. Abbiamo solo i nostri alleati che riescono abbastanza a competerci attualmente. Come tra quelli che abbiamo scoperto, per carità. Magari ci sono altri a fanculo nel nuovo mondo che sono fortissimi, però... Poi ti sei perso, ma non so... Nulla di che, ho avviato qualche guerra per aiutare qualche alleato, ma sono guerricciole stupide con fazioni che hanno tipo un solo insediamento, cioè una roba di merda, per cui nemmeno il tempo di arrivare ad aiutare queste fazioni, aiutare i miei alleati che li hanno già distrutti, quindi proprio in totale tranquillità. Finito le battaglie in carico per adesso. Prossimo turno si vedono per gli sventratori. Seconda battaglia già fatta. Seconda battaglia contro il vampiro l'ho già fatta. Ho fatto... E quindi ho anche preso il gran libro dei rancori. Che dovrebbe anche lui, tra l'altro, faccio solo un rapido controllo prima di passare il turno. Dovrebbe avermelo già messo, vero? Il gran libro dei rancori, infatti. A posto. A postissimo, ragazzi. Buono così. Boh, passiamo turno. E poi facciamo lo scambio delle due unità di sventratori. Arkhan, tu devi veramente non rompermi le palle. Wow, ma cosa transito militare? Ma no, ma cosa a me? Che è? E tu sia maledetto, tu e la tua putrida razza. Ma per favore, va. Reikland contro... Ah, elfi oscuri. Andiamo, andiamo amici. Sudenburg. No, assolutamente. Non me ne frega proprio nulla. Mentre il Kislev. Pagamento 9.000. Patto di non aggressione. Ma alla fine state bene con l'impero, quindi io non ho motivo di starvi sul cazzo. Siete sempre umani bravi, quindi anche umani un po' più con spirito nanico dell'impero, quindi guarda, siete pure belli belli. simpatici. Voi state bene con Kadrin? Sì, va bene, dai. Poi no. Minchia, quanti? Quanti? No, ma no, vai per favore. Va. Minchia, ho 400 mi hanno chiesto cose, questo passaggio di turno. Ok. È vero, penso anch'io. Oh, Rocca di Ferro è andata, ragazzi. Rocca di Ferro è andata. Oh. Allora. Prendiamo queste. Allora, ci diamo momentaneamente 2 spaccaferro. Ok. Vediamo un attimo. Voglio tenere d'occhio un attimo questi territori, perché voglio vedere dove cazzo va l'esercito di uomini bestia. Nel frattempo, allora, tu vai. Puoi tranquillamente andarmi sotto. Vai qua. Poi andrai oltre. Magari Rocca di Ferro riusciamo già a prendercela senza ancora dare guerra ai principati, eh? Ancora prima di dare guerra persino a Tilea. Vediamo un attimo. Grombrindal, tu adesso vai di qui. Krag anche. Krag passa una... Ah no, scusa. Bravo. Fai che andare... Bravo. Passa un attimo dalla città. Punti abilità. Ragni. Che ci prende... Qua l'abbiamo fatto tutto. Ci prende il sovrintendente. Grombrindal è ancora un pochettino in movimento. Passettino. Un passettino. Riusciamo a volare verso un territorio già non corrotto? No, eh? Allora vai contro... Vai qua. A posto. Tra l'altro Barundin, qua toglimi un po' di corruzione vampirica, che proprio facciamo un po' schifo, eh. Corruzione vampirica io non la voglio. Voglio proprio insultare queste terre togliendola questa corruzione vampirica. Roba da costruire, ne abbiamo in questo turno? No, anche questo turno siamo a postissimo. Bene. Ma me lo consideri? Te le ho messe le unità di... Non me le ha messe. Let us begin. Ready? Sì. Le ha messe. Sono sventratori, no? Magari al prossimo turno. Secondo me devo passare il turno. Passo il turno e me lo dà. Giusto sicuro. Qui siamo a posto. Facciamo il solito giro di diplomazia. What? Greetings. You no doubt have a request, I'll hear it now. Io ancora giuro che non capisco in che modo sto grado di forza si alzi. Siamo fortissimi, siamo allucinanti, ma mai capito sta cosa. Oh. Ora mi è veramente oscura questa cosa, questa parte. Oh, vabbè. Niente. Vabbè. Ok. Possiamo andare. Vediamo un po' poi sti uomini bestia che... Aspetta un attimo, prima di passare... Sono scomparsi? Dove sono? Da qualche parte sono. Vediamo poi dove vanno. O salgono su e devastano i territori dei principati. E no. La precedente confederazione è già, cioè, già finita, dura 10 turni. Non ho capito ormai perché fa... Che mi dà tutti sti problemi. Porca merda, minchia, sta veramente distruggendo... Sti uomini bestie stanno veramente distruggendo tutti i territori dei principati. Ah, ecco, a posto, incarico fatto. Posta un personaggio qualsiasi in questa regione. Eh sì, hanno appena distrutto un altro insediamento, quindi secondo me... È capace che vadano veramente a rompere... Anche Colline di Varenka e Barakbar. Vedi se sono in guerra. Chi barone? E tra l'altro sì, i regali sì. Per ora i regali li sto facendo e come. Allora, dove si è? Dov'è? Ah, ok. Va bene. Allora, qui cosa abbiamo di più vicino? Potremmo avere Zufbar che... Vedi, avessi qua i vostri territori, brutti pezzi di merda, ci arrivo veloce. Uomini bestie, sono in guerra ma con i principati, intendi? Che è possibile comunque. Allora, un personaggino. Un eroe? No, non ce lo può fare. Un lord? Tanto per quello che ci costa un lord, sinceramente, posso anche farlo, Ok, adesso lui si fa un bel giretto, va fino laggiù. Guarda, ti rimando proprio già. Guarda, eh. No, che? Perché? No, che? Non devi... Lo sconfinamento avrà... Tu, conta. Kislev. Già che devono venire da te. Kislev. Che grande E no, Kislev, è l'arrivo di Total War Warhammer 3 che ti empowera molto. Ah, tu dici? Faccio i regalini allora, non c'è mica problema. A posto. Regalino. Va come va su. Va come va su adesso. Come va su il rapporto adesso, eh? Ah, già voi. Tra l'altro, giusto, vediamo se sono in guerra. Fa vedere un attimo. Dove siete? No, non siete voi. Cazzo, sto... Dov'è? Dove sono i voi? Bestia? Eccolo qua. Sì, sono in guerra con i principati, il Reikland e la Bretonnia. Quindi sì, stanno proprio arando fortissimo i territori dei principati. Che a me va bene. Che mica problema. Anzi, guarda, adesso... Allora, abbiamo fatto il coso. Ora, vi riprendete le vostre due unità di sventraminchia. Mi ridate... miei amici. E ora Thorgrim innanzitutto. Ah, non può andare in sotterraneo perché si è mosso di un pochettino. Quindi questo lo rimettiamo in capitale e può stare tranquillo lì. Mentre può fare tutto questo movimento? Seriamente? Ah, ma se va in marcia. Ma no, lo può anche fare. Lo può anche fare. Ah sì, può andare qua. Mi manca un'artiglieria. È vero. Ehi! Ah, ma me l'hanno distrutta. Ah, chi l'aveva visto? Va bene, ce la riprendiamo, non c'è mica problema. A posto. Vabbè, allora lui starà ancora un po' qualche turno lì. Non c'è problema. Nel frattempo, tanto uomini bestia se arrivano al massimo. Allora, lui va adesso sotto e va subito a prendersi Rocca di Ferro. Tanto, boh, i principati non hanno nulla, cioè non hanno eserciti. Lo farò il gigante di rune, lo voglio vedere anch'io. A un certo punto lo farò. Cioè, i principati non hanno un cazzo? Ma di esercito intendo. Ah no, ce l'hanno. Da qualche parte, saranno qua che non li vediamo. Dio mio. Va bene. L'eroe va qui, ecco. It shall be done. Valea's will binds me to you. Oh mio Dio. E chi l'ha mai vista sta? In tutto il mondo gli antichi hanno lasciato tesori vasti e potenti per i loro servi più fidati. Affinché tale potere non cadesse nelle mani sbagliate, hanno piazzato incantesimi e lucchetti crittografici a loro protezione. Al passare dei millenni, gli incantesimi guardiani si sono indeboliti, ma i lucchetti arcani sono rimasti intatti. Per accedere ai tesori, risolvi l'enigma. A Tepoc l'imperscrutabile, l'antico, non è mai piaciuto dover dire le cose due volte. Lasciato sforza... Agli antichi piaceva giocare a Forza 4? Ci penso io. Oddio, barone, madonna mia. Cosa? Allora, prima ci penso un attimino. Allora, che cazzo abbiamo qua? Oddio. Ah, ok. Allora, abbiamo 2 punti. Devo capire un attimo come funziona, perché non è che ho ben presente che sia sta roba. Non li ho mai fatti, non nemmeno cosa siano. Sapevo esistessero degli enigmi degli antichi, ma non avevo minimamente idea di come funziona. Il 2 blu, ma mi sai dire perché? Perché vorrei, cioè, ok, bello, ti ringrazio tantissimo, ma io sono curioso di capire come funziona, cioè cos'è. Ah, devo fare una sequenza? Cioè 2 blu, 1 blu, 1 blu? Oh. Però appunto, come funziona sta roba? Secondo che logica funzionano questi enigmi? se me lo sai spiegare, altrimenti... Ho sbagliato io, era uno blu. Ah, ok, no, non è una sequenza, devo sceglierne uno. Ok. Però ripeto, come mai? Buonasera, Furious. Buonasera. Ah, io scelgo uno blu. Poi se, non so se me lo sai spiegare, altrimenti per carità me lo cerco io, No! Barone, cosa hai fatto? Non era uno blu! Non era uno blu, cosa mi hai detto? Quanto pare in questo caso gli antichi non erano dalla tua parte. Quando mai gli antichi sono stati dalla parte dei nani? Dovrebbe essere tipo Sudoku se non sbaglio. E non lo so, non lo so, perché dopo tutto questo tempo siamo al 27° episodio di sta serie e non ho mai fatto un codice degli antichi, quindi non lo sapevo. Non ne ho idea, dovrò informarmi perché non li ho mai fatti. Era il 2, porco Sigmar. Vabbè, pace. È stata la prima volta. Ricapiterà, ricapiterà. Ho detto, mi informerò io stesso su questi codici perché non li avevo mai fatti in tutto il tempo. Vabbè. Abbiamo scoperto che sotto Rocca di Ferro c'erano dei codici degli antichi. Vabbè. A parte questo abbiamo qualche punto abilità per il signor Aldrich che ci farà l'ultimo punto di caricato a mano. Mentre Kadrin, bravo che hai fatto appunto, poi hai sbagliato il codice perché Kadrin, cosa hai fatto Kadrin? Kadrin ha mandato un piccione viaggiatore a Scalf Barone Nero che era dall'altra parte delle montagne. Gli ha chiesto suggerimento, Scalf Barone Nero ha risposto, ma purtroppo il biglietto si era rovinato, voleva scrivere 2, ma Kadrin ha letto 1 perché nel viaggio ha rovinato il biglietto. Canon, canon ragazzi, totali. Per la storia di questa campagna è andato così. Chi non ho spostato? Grombrindalo! Grombrindalo, vai! Lo cerco un video, ma vai tranquillo, non ti preoccupare, me lo cerco anche da solo, non ti preoccupare. Tanto ho tempo stasera. Ok, ora. Ora, amico mio. Loft! Vai qui. Prossimo turno, amico. Potenziamento? Chi? Ah. Allora, chi è che mi piace di più? Mi piace di più la cavalcatura. Abbiamo qualcos'altro da costruire? Abbiamo piana delle ossa. Piana delle ossa. Oh, ehi là. Giusto, qui abbiamo un po' di roba, Ah, guarda che abbiamo torre. Però la corruzione vampirica non mi piace. Mi spiace, non la voglio. E a tal proposito, direi che magari voglio un po' di crescita in più, perché voglio andare un po' più rapidamente verso i livelli... Ehi là... Dai, verso i livelli un po' più alti degli insediamenti. Abbiamo qualcos'altro da fare? Da costruire? No, siamo a posto anche questo. Va bene così. Ok, poi Grombrindal dovrà farsi... Se metti un tempio si eliminano. Vabbè, c'è tempo, tanto... Questo territorio fortezza di Vorag non credo verrà coinvolto in grandi problemi presto, diciamo. Poi Barundin, ora saltami qua, perfetto, almeno siamo di nuovo in territori buoni. Di nuovo in territori non corrotti, non mi veniva il termine in mente. E siamo a posto. Fatemi vedere come al solito la diplomacy. Ok, ancora merda. Ancora merda. Merda. Posto, fatto. Andiamo. Adesso gli uomini bestia. Colline di Varenka. Distruggeranno Colline di Varenka. Adesso lo scopriamo, eh. Distruggono Colline di Varenka. Madonna, sti uomini bestia stanno distruggendo tutto. Ma perché i principati non si muovono? Beh, è un confederato, chi se ne frega. E stanno distruggendo tutto. Qua, boh, principati, io volevo farvi la guerra, ma qua state un po' perdendo da soli. Andiamo qua. Adesso voglio andare a vedere. Con Kadrin. A wise direction. Di quanto riesco a spostarmi? Ah, lui sta reclutando. Oila! Oila! Ma, signori, Colline di Varenka possiamo già insediarci adesso. Lo facciamo, boom. Colline di Varenka l'abbiamo già preso, quindi. Buonissimo. Poi io direi che seguirei la scia degli uomini bestia. E tanto loro man mano vengono distrutti, perché comunque affrontano le guarnigioni delle città dei principati. Però intanto distruggono un po' di roba. A posto. Vai Rurik. Dove sono? Saranno vicino ad Akendorf adesso. E il penultimo rancore che avevamo l'abbiamo già tolto via. Fai prima l'enigma, allora poi lo facciamo. Con Kadrin magari ci... Dopo lo piazziamo. Rocca di ferro, turno dopo. Oh. Sono... E dove sono adesso, scusatemi? Ah, forse perché... Ah, però avevano fatto imboscata sventata. Vorrei vederli allora. Sono rimessi in imboscata allora? Fai vedere. Sì, sono ancora qua. Qualche parte sono. Però non fanno imboscata a noi perché non siamo in guerra. Hanno spostato il Lord. Sì, sì, vai tranquillo. Vai tranquillo che ti sposto. Alla fine non siamo ancora andati contro gli italiani. Ci stiamo muovendo contro gli italiani, però non ci siamo ancora andati contro. A posto, a posto. Fai così. Dai, dai, voglio fare questi ultimi minuti che voglio proprio vedere come va a finire. Allora, tu ti muovi là. Sei perfetto. Tra l'altro dopo riguardiamo i patti con Kislev, che dobbiamo farci almeno il transito militare. Reikland farà qualcosa. Kadrin, niente, non ci dà niente, non ci dice niente per questo turno. Ok, nessuno ci deve dire niente. Imboscata sventata. Adesso vediamo pure dove. Spera. Infatti sono vicino ad Akendorf. Cazzarola è la loro capitale. Assediano perché tecnicamente non hanno proprio le forze, sono quasi pari. Supporto delle gilde, grazie. Oh, con loro siamo qua. Ispezioniamo le rovine. Ok. Adesso vedo, tanto per adesso sono in assedio. Per ora sono in assedio. Cioè, sì, sono in assedio, ho detto giusto. Quindi, però, non ci danno particolare problema. E adesso vediamo. Allora, che cacchio. Io ho detto, non so come funzionino questi. Quindi, o barone, mi dai un fantastico. Il 2 rosso. Poi guarderò enigma risolto. Se siano stati gli antichi o no a guidarti. No, è stato Scalf Barone Nero che mi ha inviato un altro piccione viaggiatore. Hai risolto enigma. Tesoreria più 1000. Flagello dei guerrieri. Ah, proprio mi dai oggetti fini. In realtà un oggetto comune, però bello. Intanto... Beh, e vedi, Scalfa ha livellato perché ha dato un piccione viaggiatore giusto. Tutto torna, ragazzi, tutto torna. A posto, finiamo la carica devastante. Poi Kadrin, dato che ha letto bene il punto... ha letto bene il piccione viaggiatore, anche lui ha livellato. Chiarissimo che sia così. Facciamo attenuazione... Poi chi altri? Oh, Malakai, Malakai, cosa ci dai? Direi che continui la requisizione. Chi altri? Sandrim Redex, che continua le rune e andrà su da qua. Poi non ho spostato il Lord. Ah, ok, perfetto. Andiamo di qua. Te anche, andiamo di qui. Con te. Perfetto. Perfetto. Oh. Rocca di Ferro era davvero tanto che non avevamo Rocca di Ferro. Era davvero tanto. State di merda, eh? State proprio di merda, eh? Maronna mia. Allora, qui abbiamo un pochettino di roba. A posto. Decreto disponibile. Ma io lo metto sulla crescita perché questo, vabbè sì, comunque non abbiamo ancora il massimo qua, quindi mettiamo crescita, come al solito. Vai così, madonna mia. Devo dire veramente grazie agli uomini bestia, devo davvero farlo. Madonna mia. Salviamo. Tanto per. Tanto sono gli ultimi minuti. Ok. Dai, dai, dai. Prossimo turno, perché qui sta ancora reclutando. Prossimo turno lo muovo. vado, lo faccio saltare verso foresta. Oh, giusto, i rapporti col Kislev, cazzarola, è vero. Dimenticato. Adesso ricontrollo. Fazione distrutta arcieri di Orion, ecco appunto. E come ho detto, era una di quelle guerre di cui ho detto entro 5-10 turni sono guerre che finiscono perché hanno un territorio. Domanda di lore, com'è possibile che le nuove reclute dei divoratori hanno inviato la... In che senso? Scusami, non ho capito. Fazione distrutta. Ah, vedi, gli uomini bestia sono già morti. Distruzione e morte precedono le tue armate, grande signore. Il tuo potere è incalcolabile, quasi quanto quello degli stessi dei del caos. Scusa? Tu dovresti essere molto sottile per non far, per non tradire il fatto che sei un... Il fatto che sei uno sporco caotico. Non è che puoi dire un po' una frase, il tuo potere è incalcolabile quasi quanto quello degli stessi dei del caos. Ehi! Ehi! Mi pare molto saggio, eh? Ah, quelli... ah, intendi i divoratori di mondi perché hanno i ganci del macellaio, intendi? Ma in realtà non è detto che ce l'abbiano, eh. Assolutamente detto che ce l'abbiano tutti. Però, a parte quello, possono tranquillamente installarli, eh. Cioè. Figurati se il meccanicum oscuro non ha modo di fornire altre copie, chiamiamole copie, altri esemplari di ganci del macellaio. È una cosa così. Vengono creati nuovi custodes nel 40k? Sì, è una cosa molto difficile da fare, però sì. Tu intendevi le nuove reclute? Eh no, appunto. Le nuove reclute, come effettivamente diventano Space Marine, trovano il modo di fare nuove copie anche dei ganci del macellaio. Però appunto, di per sé non è scontato che ce l'abbiano. Potrebbero avercelo. Magari delle fazioni un po' più attrezzate, con dei patti un po' più fighi, con il meccanicum oscuro, riescono a fornire, a farne rifornimento, diciamo. Però non è da dare per scontato che tutti, eh. Bande da guerra un po' più pezzenti magari non ce l'hanno. Sì. Le grandi frasi che ogni volta è da dire, però, eh. Cazzo, sai dire Kislev. Va? Però qua, che cazzo. Non va bene però questa cosa. Tu però mi devi dare delle garanzie. Noi, non così tanto, che è? Moderata. Dai, tiece. No, ma sei un pezzo di minchia. Dai, non c'ho voglia, su. Ma tirami su sta roba, sa. $40.000 come siamo? Moderati. Oh, 10 sti 40.000 delle palle. Tanto io, madonna mia, 2 turni me li rifaccio. Che cazzo. Già. E abbiamo il transito militare. Non mi fregava veramente solo di quello. Chi non ho spostato? Ok, non ho spostato te. Adesso... E adesso poi in realtà non ne hai neanche proprio bisogno, dato che sono morti. Ok, qua... Come siamo qua? Beh, l'ordine pubblico è buono perché tanto abbiamo la gente. Però facciamo crescita, almeno andiamo un po' più veloce. Tu invece, amico mio, vai subito a prenderti questa qua. Almeno gliel'abbiamo fottuta. A posto. A posto. Guarda, guardale che belli, eh. Rimane Barakvar però ancora da prendere qua, eh. Non vi preoccupate che vi venga a pigliare. Nel frattempo i tileani vanno a morire. Prossima live, ragazzi. Prossima live muoiono i tileani. Non so se tutti, perché mettiamo un pochettino. Ma iniziano. Sicuramente iniziano a morire. Sicuro. No, continua a rimanere in Karazakark però. Quell'altro lord. Gli altri, perfetto. Bravissimi, muovetevi. Ecco, passiamo da sopra, anzi. Ricerca disponibile, perfetto. Facciamo proprio queste ultime cosettine prima di salutarci. Ah, facciamo questo, che almeno sblocchiamo finalmente i Rune Guardian. Poi sblocchiamo anche il 5% in più alla pressione fiscale. Grazie mille per avermi fatto compagnia, Marco. Tanto anche buona serata, tanto tra pochissimo faccio anch'io i miei ultimi saluti. Perfetto, facciamo giusto le ultime costruzioni. Vediamo un po' cosa abbiamo da fare. Ok. Cos'altro? Isola del Drago, che cosa da fare? Questo qua. Ok. Qualcos'altro ancora? No. Andiamo a posto. Madonna mia, che corruzioni terribili. Facciamo anche gli ultimi punti. Gli ultimi punti. Ah, giusto. Facciamo aumenta mobilità finalmente. Abbiamo un pochino di più. E non ho spostato l'eroe. L'eroe. Cazzo, lo mandiamo adesso. Magari lo mandiamo a guardare, a guardare. Vai un po' qua in me. Cazzo, vai un po' qua ad esplorare, a vedere il territorio. Ok, appo. Guardiamo anche. Andiamo per l'ultima volta cose della diplomazia e poi andiamo. Per adesso non è cambiato assolutamente un fatto di niente. Reikland invece anche te. Bastardi. Vedremo, vedremo. Io intanto ti alzo un pochettino. It is good to see our allies of the mountains. Fine. A posto. E con quest'ultima fantastica donazione possiamo concludere. Mi hai detto baroni principati, abbiamo sconfitto uomini bestia, guardate fuori le mura, i nani sono venuti ad aiutarci. Ma noi non l'abbiamo chiamati. Ma loro stanno incassando l'artiglieria. Preparano l'assedio. Macchine d'assedio. No, no, non vi preoccupate. Non vi preoccupate, principati. Non sta per succedere assolutamente nulla. Non vi preoccupate. Niente, niente. Tutto a posto. Tutto regolare. Nessuno arriva a prendervi. Nessuno. Non c'è problema. Figuratevi. Benissimo ragazzi. Benissimo. Noi concludiamo. Non abbiamo ancora attaccato gli Itileani, ma lo faremo assolutamente alla prossima live. Questa volta ci siamo occupati di completare tutte le battaglie in carico attualmente disponibili. Abbiamo comunque fatto enormi progressi. E comunque, anche se i principati di confine non l'abbiamo direttamente attaccati, gli uomini bestia ci hanno indirettamente aiutato prima di morire sotto le lame dei principati stessi. Grazie mille per avermi messo di nuovo il link al video, Barone. Lo guarderò, almeno capirò un attimo questa cosa degli enigmi. Grazie mille. A questo punto io vi do appuntamento, non domani, perché domani, come vi avevo già detto, non ci sarà live chiacchiere, ma ci vediamo prossimo anno, ragazzi. Ci vediamo prossimo anno, prossima settimana, con la solita programmazione. Prossima settimana, invece, la live chiacchiera ci sarà come al solito. Non credo ci sarà già il momento review di Broken Realms Teclis, ma dovrebbe esserci, ci sarà sicuramente live chiacchiera. Per il resto, solita programmazione di martedì, mercoledì e giovedì. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, avermi fatto compagnia anche questa sera. E quindi a questo punto vi auguro buona cena, nel caso in cui non abbiate ancora cenato. Per il resto, buona serata. Ciao ciao ciao!